Tra Natale e Capodanno, che festività sono state, Presidente, per Bari e il turismo in città? Allora, Natale è stata una festività molto locale, con qualche arrivo da parte di parenti e amici della nostra comunità e quindi un'occupazione comunque bassina, come è stato in generale per tutto il mese di dicembre. Il Capodanno invece dal 30 sono arrivati tanti turisti, sono arrivati sia turisti nazionali, turisti di prossimità, sia anche turisti dell'Europa occidentale. Quindi siamo stati soddisfatti soprattutto dei giorni che sono andati dal 30 fino ad oggi. È un'occupazione alta che è oscillato fra il 70 e il 100%, mentre adesso per l'Epifania le presenze sono più basse e quindi ora bisognerà stringere i denti in attesa di una nuova ripartenza per la stagione turistica vera e propria. Si dice che questo 2023 sia l'anno dei ponti, l'hanno definito così, con 5 giorni di ferie e 38 giorni di vacanza. Chiaramente Confindustria Turismo si sta già organizzando in tal senso. Quali sono le prospettive? Le prospettive saranno evidentemente di avere maggiore turismo leisure rispetto alla clientela business che comunque ha sempre diciamo, rappresentato il core della nostra clientela anche per quanto riguarda gli eventi congressuali, quindi la clientela MICE su Bari, però questa clientela leisure al netto del periodo pandemico che comunque abbiamo vissuto è una nuova clientela che comunque sta popolando le nostre strutture.